Assessore Giorgi, un importante intervento verrà svolto all'interno del mercato coperto a partire dal 6 febbraio. Sì, era quello che avevo promesso alcuni mesi fa. Andiamo a bonificare la zona della presenza dei volatili con la posa in opera delle reti, con la sanificazione dell'area, con la ripitturazione. Insomma, un intervento da 35.000 euro che dà seguito a quello di 50.000 per l'adeguamento elettrico che abbiamo fatto negli scorsi mesi. Insomma, la particolare attenzione che vogliamo dare a questo punto importante per il commercio triestino, dimenticato purtroppo negli anni, dove è stato fatto poco o nulla, ma invece lo facciamo ripartire. Abbiamo il 100% degli spazi occupati al primo piano. Ricordo che quando sono arrivato ai primi di luglio, soltanto il 20% degli spazi commerciali era occupato. Nello specifico, come verranno strutturati i lavori? Beh, ci sarà la chiusura di una decina di giorni del mercato perché verrà fatta prima un'opera di bonifica e di sanificazione e poi con un'autoscala, perché si lavora a 16 metri d'altezza, verranno posizionate queste reti ornitologiche antipiccione che arrivano dall'Inghilterra, che hanno anche il rispetto poi degli animali, per cui noi facciamo uscire i colombi che un domani non avranno più lo spazio per poter rientrare. Qual è stata la reazione dei commercianti a questa chiusura che ci sarà dal 6 di febbraio? Quasi inaspettata, perché di solito ci sono sempre polemiche. Invece io e il direttore Zwin, che eravamo questa mattina a comunicare, abbiamo avuto così delle attestazioni di stima, di entusiasmo, a volte anche esagerato, nel senso che è una cosa che attendevano e aspettavano da anni e finalmente viene fatto.